altre, è lo spirito, il meccanismo della Coppa che rende queste sfide ancora più speciali. E sono finiti i tempi di andata e ritorno, adesso non si può più sbagliare. Il Sunderland, squadra in un buon momento, viene dalla bella vittoria esterna contro il Newcastle. Sono reduci da un successo convincente per 4-2, ma oggi credo che dovranno accontentarsi di un pareggio. In campo oggi si affrontano Preston North End e Sunderland. Si comincia. Apre il gioco. Fuori. Sarà fallo laterale. Ha intercettato bene il passaggio. Non ci voleva molto. Si contendono il controllo del pallone. Chiude bene il triangolo. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Se lo beve, guadagna metri verso l'area. Prova la botta e c'è il gol dell'1-0. Primo tiro in porta e primo gol, davvero cinica qui la squadra. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Johnson. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. C'è la prateria per andare. Pericolo, è tutto solo. Magnifica lettura difensiva. Pericolo, palla in gioco, grandissima lettura difensiva. È il tocco di testa. Strappano il pallone agli avversari. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Si avvicina all'area. Larsson. Qui esagerano con il tiki-taka e finiscono per regalare il pallone agli avversari. Supera l'avversario che era entrato in tackle. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Sono stati molto bravi ad aprirsi un varco nella difesa avversaria. Hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato. Ecco il replay dell'azione che li ha portati al gol. Punizione perfetta, chirurgica, che ha lasciato di stucco il portiere. Traiettoria fantastica, il portiere avrebbe avuto bisogno di un miracolo per arrivare.
hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Nessun problema. È un brutto fallo, vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare Pierluigi. Larsson. Sfugge bene all'intervento del difensore. Interviene proprio all'ultimo e salva. Palla in mezzo dopo un buon intervento. C'è pressione su di lui. Potrebbe crossare. Buona lettura del difensore. Si ripartirà con il corner. E l'arbitro dice che può bastare, manda tutti a prendere un tè caldo. 2-0 alla fine della prima frazione. Sono stati 45 minuti di buon livello, grande intensità in campo fin qui. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. A spazio, prova, palo, attenzione però, è ancora buona. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava esserci comunque. Esce e recupera il pallone. Ecco il tiro. Palla in palo laterale. Larsson. Ha un'autostrada a disposizione. Attenzione, tutto solo. Prova ad andare. È andato subito a segno. Davvero un bel debutto. Prima partita con nuova maglia è arrivato il gol. Beh, esordio col gol. Niente di più bello. Non c'è accoppiata migliore Pierluigi. Comincia a diventare molto pesante la situazione per gli avversari. Pierluigi, siamo arrivati a livelli imbarazzanti. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Deve aver sentito tirare il muscolo, si è fermato a terra. È stato fermato dal difensore. Johnson. Cerca un angolo di passaggio. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Prova in porta, palla che termina là. E nessun pericolo per il portiere. Con cui sono un buon pallone al centrocampo.
Si è fermato, si tocca il muscolo, ovviamente. Attenzione, un tiro. Che certamente non ha messo paura agli avversari. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Palla che esce, sarà fallo laterale. Johnson. C'è il movimento senza palla. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. I padroni di casa si preparano al cambio. E si via. Prova il volo. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco. O'Shea. C'è la prateria per andare. Pericolo, è tutto solo. Attenzione al tiro. Prova a rubargli il pallone. Potrebbe crossare. Occasione. Parte il tiro. È un tiro potente, ma calibrato davvero molto male. Molte interruzioni e infatti ci saranno 5 minuti di recupero. Bene la difesa su questo cross. Metri a disposizione, può andare via da solo. Occhio al tiro, la prodezza è il miracolo del portiere. Una vera saracinesca. Occhio al corner. Ottima chiusura di testa. E si chiude qui anche il secondo tempo. Una bella vittoria per loro, una bella soddisfazione quella di poter continuare il viaggio in questa competizione. Eh sì, se continuano così possono fare davvero molta strada.